Nello spazio dei PID, dei punti impresa digitale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, Anna Darin di Azzurro Digitale SRL, azienda padovana che accompagna le imprese nella digitalizzazione, così? Esatto. Oggi si è parlato di design thinking, cosa si intende per questo concetto? Allora, design thinking è un metodo progettuale che serve per innovare in modo creativo partendo da quella che è un'esigenza, un problema aziendale per poi trovare appunto una soluzione. E questo processo include tre principali elementi. Da una parte un approccio cosiddetto umanocentrico, cioè quali sono i bisogni dell'utente, mi focalizzo sulla persona e capisco come progettare per la persona. D'altra parte abbiamo le tecnologie che sono disponibili da utilizzare appunto per creare questa innovazione ed infine un business di successo, cioè mi devo chiedere questa idea è finanziariamente sostenibile, mi chiedo posso creare profitto con questa idea e secondo Tim Brown, il CEO di una società di consulenza statunitense che è IDEO, dall'unione di questi tre elementi si trova appunto il design thinking e quindi un processo di innovazione. Azzurro Digitale, come dicevamo, accompagna le imprese. Esattamente, Azzurro Digitale è una società di consulenza nata come startup ma che ora si sta sviluppando e sta crescendo molto e accompagna le aziende manifatturiere nel percorso di digitalizzazione delle loro fabbriche. Fa questo però tenendo sempre la persona al centro di questo sviluppo e di questo processo di innovazione e di digitalizzazione.